Allora, benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti a questo primo video. In realtà non è proprio il primo video che faccio su YouTube perché ho già pubblicato qualche shorts, ma non è il primo video in generale perché ne ho fatti altri su Instagram. Però diciamo è il primo video di questa serie di contenuti che vi voglio portare e che spero vi possano essere utili in determinate fasi della vostra vita. E ora, senza dilungarmi, se volete supportare il canale, mi piace e iscrivetevi, insomma, che sicuramente è un'ottima cosa per aiutarmi a crescere. Detto questo, il video di oggi parla di questo argomento, cioè una domanda che mi viene fatta molto spesso, soprattutto su Instagram, sia quando pubblico gli sticker e sia quando me le fate in DM, ok? E la domanda a cui voglio provare a rispondere oggi è questa: ingegneria fa per me, cioè la facoltà di ingegneria civile o ingegneria in generale? Ora, diciamo che per rispondere a questa domanda voglio partire un attimo da quella che è un pochettino la mia storia, ma molto molto velocemente per dirvi che anch'io, quando mi sono iscritto in ingegneria civile, pur venendo da una facoltà di geometra, e non ero convinto al 100% perché non sapevo bene che cosa mi aspettasse, quindi non ero ancora sicurissimo che volessi fare quello nella vita, anche perché appunto non è facile capire che cosa fa un ingegnere civile per una persona che non è nell'ambito, quindi nonostante uno faccia delle ricerche, provi a capire di cosa si tratta, non è facile. Poi è ovvio che nell'ingegneria ci sono tantissime branche, adesso ne parleremo un attimo, però in generale proprio il concetto di ingegnere magari non è chiarissimo dall'inizio, quindi cercherò di rispondere anche a questa domanda. Questo per dirvi che è assolutamente normale porsi questo dubbio all'inizio del percorso universitario. Altro punto fondamentale è il fatto di cercare, e vi proverò ad aiutare anche questo, di capire dall'inizio perché volete fare questa facoltà. Cioè, nel senso, capisco che tra tutti i lavori, quello dell'ingegnere fondamentalmente, e questo per quanto riguarda tutte le branche dell'ingegneria, quindi i meccanici civili, informatici, eccetera, sia uno di quei campi dove ancora fortunatamente abbastanza, non dico facile, ma comunque abbastanza, diciamo, immediato trovare un'occupazione con uno stipendio che possa essere anche, diciamo, degno di chiamarsi tale. Allora, questo però non deve invogliare, o perlomeno deve essere una scelta ponderata, il fatto di dire ok, mi iscrivo in ingegneria perché lì pagano o perché lì mi danno lo stipendio che voglio, eccetera. Questo può essere un ragionamento corretto se voi lo decidete dall'inizio, cioè uno dice guarda, io non me ne frega niente di fare l'ingegneria civile, però voglio fare ingegneria perché so che la facoltà di ingegneria, e questa è una cosa vera, vi dà determinate skill, vi apre la mente e vi aiuta ad acquisire certi, diciamo, requisiti come quello del problem solving, eccetera. Quindi dice: io voglio fare quella facoltà per poi però andare a fare altro, lavorare in un'azienda, fare altro nella vita che non c'entra con quello. E va bene, è un percorso, studiare per l'amor del cielo, assolutamente è una cosa positiva. L'importante è che voi siete consci di questo dall'inizio, perché se no, cosa succede? Rischiate di perdervi per strada perché voi partite con l'intento di fare quella cosa tanto per farla, poi scoprite che non vi piace minimamente, non vi attira, non vi ispira e poi rischiate di lasciare perdere, ok? Perché sono arrivato a questo punto? Il fatto di che la facoltà che andate a fare vi piaccia un minimo, a mio avviso, è una cosa fondamentale. Non dico che dovete essere pazzi o innamorati di quella cosa, però perlomeno vi deve piacere un minimo. Cioè, se voi passate di fianco a un cantiere la mattina e vi viene il vomito, allora forse ingegneria civile o comunque ingegneria in generale non è l'ambito che fa per voi, ok? Se quando accendete il PC vi viene il mal di testa, probabilmente l'ingegneria informatica non fa per voi, eccetera, eccetera. Questo premesso quello che ho detto prima, quindi cercate di fare in modo che quello che andate a fare nella vita
vi piaccia un minimo, e questo è veramente fondamentale a mio avviso. Detto questo, cerchiamo di rispondere a quella che è la domanda primaria che tutti mi fate. Ingegneria fa per me? Allora ragazzi, io non posso darvi la risposta a questa domanda, perché la risposta dovete averla voi e cercarla dentro di voi. Quello che posso dirvi è darvi qualche spunto che possa aiutarvi nella scelta, come ad esempio spiegarvi che cosa fa un ingegnere civile, ok? Allora, fondamentalmente un ingegnere civile è quella figura che si occupa della risoluzione dei problemi legati alla realizzazione, alla progettazione e alla realizzazione delle strutture, delle infrastrutture di qualsiasi tipo esse siano, ok? Dopo, la branca poi dell'ingegneria insomma, spazia su tantissimi ambiti, perché ci può essere l'ingegnere civile, strutturista, geotecnico, più legato alla parte geologica, il vento, la sismica, insomma ci sono tantissimi campi su cui uno poi si può specializzare, però fondamentalmente sono legati alla progettazione di strutture o infrastrutture, ok? Questo è il primo punto. Secondo punto, ci sono varie facoltà, nel senso, quando io mi iscrivo in ingegneria civile, quali sono le scelte che posso avere? Allora, fondamentalmente i primi tre anni sono non ci sono tantissime scelte, a meno che non si vada in una facoltà molto particolare, però io parlo sempre per le università, la maggior parte delle università, insomma. Tu puoi scegliere tra due indirizzi che sono fondamentalmente quello ambientale e quello civile, appunto, dove quello ambientale è un po' più legato alla parte di tutela dell'ambiente, quindi anche un pochettino più idraulica, diciamo geologica, comunque più legata all'ambiente, ma in realtà quello che si va a fare fondamentalmente nei primi tre anni è abbastanza simile. Nella magistrale invece poi ti vai a specializzare su quelli che possono essere più ambiti. Dipende anche qui dalle facoltà e dalle università, però diciamo che fondamentalmente gli ambiti principali sono quello strutturale, quindi ingegnere civile strutturale, ad esempio, che è quello che ho fatto io, e oppure ci sono gli indirizzi tipo geotecnico, oppure tipo infrastrutture e queste cose qua. Dico dipende dalla facoltà, perché alcune facoltà, ad esempio quella che ho fatto io, che è ingegneria civile a Modena, aveva solo l'indirizzo di civile strutture, quindi non c'era molta scelta. Ad esempio a Bologna ce ne sono altre e via dicendo. Ma questo per dirvi che comunque nei tre anni, perché a volte nei tre anni uno guarda le materie e vede che sono materie molto 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 teoriche e non capisce, perché dice: ma io sto facendo ingegneria civile, dovrei imparare a progettare, mi fanno fare solo delle cose teoriche. È così ragazzi, i primi tre anni fondamentalmente c'è poco di, nel senso, ci sono delle materie legate, ma rispetto alla magistrale sono poche, quindi è anche un pochettino un modo per filtrare, però sappiate che ci si arriva, ok? Quindi superati questi tre anni, dopo c'è una parte un pochettino più più tecnica, ok? Quindi questo è quello che fa fondamentalmente l'ingegnere civile. Che sbocchi professionali posso avere? Anche qui abbiamo due tipi fondamentali di sbocchi professionali, anzi in realtà tre tipi. Allora, il primo è quello che citavo prima, nel senso che io faccio ingegnere civile ma poi in realtà vado a fare altro, cioè vado a lavorare in azienda, vado a lavorare ad Amazon, cioè puoi fare tantissime cose, perché alla fine moltissime aziende cercano laureati in ingegneria civile per il motivo che dicevo prima, il fatto che si acquisisce il problem solving, ok? Però vai a fare qualcosa che non c'entra con quello che fondamentalmente hai studiato, perlomeno non c'entra direttamente, quindi per questo prima dicevo questo, cioè sappiatelo prima, decidetelo prima. Altrimenti le strade rimangono due: o vai a lavorare diciamo per uno studio o comunque un'azienda legata alla parte di progettazione, di cantieri, di direzione lavori, sono tanti gli ambiti, oppure fai il libero professionista, quindi l'ingegnere self-employed, quindi lavori per conto tuo, ti apri la tua aziendina, il tuo ufficino, eccetera.
Ovviamente questo avviene in una seconda fase, è difficile che a meno che uno non conosca già qualcuno che si è avviato, eccetera, aprire un proprio studio immediatamente è un pochettino più complicato, quindi si passa per la prima fase per poi arrivare alla seconda. Però fondamentalmente, almeno a mio avviso, se uno vuole poi crescere, non è che non trova una posizione veramente importante, non è male indirizzarsi poi, una volta che si è fatta esperienza, verso la seconda opzione. Questo per cercare un pochettino di rispondere a questa domanda e cercare di capire che cosa fa la figura dell'ingegnere civile, anche perché spesso e volentieri, e dico purtroppo, nei progetti che vediamo, soprattutto nei grandi progetti che noi vediamo fatti da architetti anche importanti, viene sempre citata la figura dell'architetto come progettista. E ci sta, nel senso che comunque è quello che ha ideato la, diciamo, la parte, la forma, quindi il decoro, la parte architettonica, quella che è più d'impatto sull'edificio o sulla struttura o su quello che è. Però l'ingegnere non viene mai citato, quindi questa è una cosa un pochettino che a volte ti fa rimanere un po' così, perché dici, oh, magari c'è una struttura veramente complessa e che, ok, che l'architetto ha progettato, ha fatto un gran bel lavoro, ma chi ha fatto poi i calcoli per risolvere una serie di problematiche che, fidatevi, a volte non sono poche, sono davvero tante, meriterebbe, non dico allo stesso livello, ma insomma meriterebbe di essere citato anche lui. Ora, detto questo, il concetto qual è? L'ingegnere, a mio avviso, è comunque un bellissimo mestiere. Ovviamente ha i suoi pro e i suoi contro, come tutte le cose, dipende uno come lo affronta, ma io il consiglio principale che vi posso dare è quello di cercare di indirizzarvi dall'inizio per capire quello che andrete a fare, ok? Ora, io ho cercato di toccare un pochettino quelli che secondo me sono i punti importanti e non mi voglio neanche dilungare troppo in questo video. Soprattutto perché è il primo, però se avete domande scrivetemele nei commenti, e se avete anche qualche punto, qualche richiesta che non ho trattato, provate a domandarmela, che magari faccio un nuovo video dove ve la cerco di spiegare in base anche a quelle che sono le mie esperienze. Quindi, riassumendo, non abbiate paura se siete un pochettino persi, è assolutamente normale. Cercate di fare mente locale, di capire se quell'ambito vi attira, vi piace un minimo, e in quel caso allora partite. Non vi preoccupate, perché le difficoltà saranno tante, ma questo è normale in tutte le facoltà. E niente, ragazzi, spero che questo primo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, lasciatemi commenti, insomma, se avete domande, eccetera, e ci vediamo alla prossima. Vi saluto da Yassin, ciao.